la vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Buongiorno, benvenuti alla Vetrina delle Idee, la trasmissione che dà spazio, risalto alle nostre attività. Oggi parliamo di mobilità, parliamo di dove andare a parcheggiare e allora abbiamo con noi del Garage del Commercio uno dei soci che è Francesco Romano. Buongiorno, ciao Francesco. Buongiorno Moreno, buongiorno a tutti. Dunque, autorimessi di commercio. Perché la definizione precisa è autorimessa del commercio. Poi noi ci spacciamo per garage del commercio, che è una denominazione un pochettino più, diciamo, più urbana. Però ok, chiedo scusa. No, autorimessa del commercio, va bene. La pagina nostra Facebook però è garage del commercio, quindi per quello che dico. Perfetto. Ci può stare. Allora, l'importante è che sia del commercio, poi il garage. Dunque, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, che eravamo sentiti, che eravamo in piena pandemia, direi che oggi la situazione è molto, molto migliorata per il garage, giusto? Assolutamente, molto, molto. Siamo almeno, noi siamo riusciti comunque sempre a gestire la situazione cercando di offrire il nostro servizio e continuare a lavorare. È chiaro che si sono altalenate a momenti completamente di chiusura, a momenti di un flusso abbastanza, come dire, di lavoro abbastanza importante. Oggi come oggi non ci possiamo lamentare, perché il servizio che offriamo riusciamo ad offrirlo e indipendentemente da quello che è fuori il problema della pandemia, noi siamo sempre riusciti a garantire appunto il nostro servizio. Bene, ricordiamo che l'autorimessa del commercio. L'autorimessa del commercio, mi viene sempre a dire. Ma è uguale, dai. L'autorimessa del commercio si trova in pieno centro, proprio alle spalle di Piazza Maggiore. Vuoi dire dove ti trovi e dare anche un numero di telefono? Così poi. Allora, Piazza Calvani 2 / A. Esattamente di fronte, diciamo, per tutti i bolognesi che ormai lo conoscono da anni, alla pasticceria Zanarini, quindi 10 metri prima della sbarra che porta lì dietro di Piazza Maggiore. Da lì in poi non si può circolare proprio per nessuno. Certo, c'è il retro della chiesa lì. Il retro di San Petronio, esatto. Bene, senti Francesco, quando io arrivo al tuo garage, no, tu come mi accogli oggi in pandemia? Allora, come ti accolgo? Ti accolgo che noi ovviamente abbiamo tutte le nostre procedure di anti-Covid, che sono mascherina, disinfettamento dei personale e anche un minimo di disinfettamento nell'autoveicolo in cui andiamo a parcheggiare poi dopo la macchina. Ovviamente la prassi sta andando sempre un pochettino più a sciamare, cioè c'è stata molta cautela nel periodo più tosto. Adesso gli stessi nostri clienti sono un pochettino più tolleranti, diciamo che siamo più noi a cercare di offrire anche questo servizio che ci permette appunto di essere tranquilli sia noi che far stare tranquilli le persone che vengono a parcheggiare. Quindi guanti, mascherina, un minimo di disinfestazione del veicolo e poi si procede al parcheggio. Diamo il permesso per il centro, come tu sai, perché tutti i garage che sono all'interno di Bologna, del centro storico, hanno questo permesso di poter gestire il traffico per quanto riguarda le eventuali multe, con questa certificazione che permette appunto la circolazione di tutta la giornata qualora venissero a parcheggiare da noi. Quindi io che non ho il permesso
entro in centro, passo sotto i fotoread, tutte quelle cose lì, esatto. Vengo in garage da te e tu pensi a non farmi prendere la multa, è così? Esattamente. E puoi essere entrato anche due volte in centro ed uscito, alla terza volta vieni nel nostro garage e noi, oltre al bel sorriso che esponiamo ai nostri clienti, diamo anche questa nuova, cioè questo tipo di servizio, che è appunto questa certificazione che annulla l'eventuale multa che si prenderebbe se invece non si fosse venuto in un garage. Allora, fammi capire, perché non ho capito bene questo passaggio. Io dico sempre che se capisco io capiscono anche. Dimmi. Io vengo una volta da te, tu mi dai il foglio, questo foglio quanto vale? Posso entrare e uscire tutte le volte che voglio? Vale tutto il giorno e vale per tutte le volte che eventualmente sei già entrato prima o che eventualmente vorresti entrare dopo. Cioè esci dal mio garage e torni al pomeriggio ma senza entrare di nuovo nel mio garage, la certificazione che è stata rilasciata vale anche per eventuali altre volte in cui tu circoli nel centro storico di Bologna. Ah, per 24 ore io sono con me. Fino alle 8 di sera. Perfetto, bene. Volevo tornare al Covid perché nonostante oggi tutti stiamo, come dicevi te, sempre meno allerta perché siamo più vaccinati, così sapere che invece voi, nonostante i clienti non ve lo chiedano più, siete sempre protetti e proteggete anche un po' la macchina, secondo me questo è veramente un servizio serio di un garage serio. Beh, è il minimo, perché non è solo una questione di tutelare gli altri, ma è anche proprio una tutela nostra, personale. Se vogliamo rimanere aperti, dobbiamo anche stare bene. Quindi, in primis, siamo noi accorti a cercare di dare questo servizio perché vogliamo noi essere tutelati per poter dire ci siamo anche noi, ma dobbiamo stare bene noi per poterlo dare questo servizio. Se no, e chiaramente poi mi sembra anche legittimo e giusto il fatto che si debba dare la garanzia di appunto tutelare con tutte le varie minime cose che bisogna fare, quindi disinfettarsi, quindi la mascherina, i guanti, è il minimo che dobbiamo cercare tutti insieme di dare come servizio appunto ai nostri clienti. Certo, questo è importante perché voi siete tutti protetti, vi conoscete, sapete che siete tutti sani, ma quel via e vai di persone che viene, voi non sapete se qualcuno è al Covid o non ha il Covid, è stato vaccinato oppure no. Bene, no. Questa cosa qui è importante e ti ripeto, insomma, è serietà di un'attività. La serietà la garantisce anche il fatto che quest'anno proprio, 2021, questa autorimessa, questo garage commercio, compie 100 anni. E come tu sai, io organizzo concerti anche al di fuori di questo e stiamo cercando di valutare, sempre compatibilmente con tutto quello che c'è in giro, una sorta di festa appunto per il centenario dell'autorimessa del commercio, sperando che ci sia la possibilità appunto di organizzare una piccola festicciola, qualche cosa che dia un po' di, come dire, di solarità a questo periodo molto molto nero, ma che comunque essendo il centenario noi ci sentiamo in dovere, anche per quello che è stata la storia di questo garage, appunto di poter cercare di dare questo festeggiamento, e vorremmo farlo verso giugno, una cosa del genere. Siamo vicini, festa in garage, puoi chiamarla. Festa in garage. Siamo giunti al termine, voglio che tu ci lasci dicendo un recapito, innanzitutto dove siete e un numero di telefono se uno prima di venire in centro vi vuole fare delle domande. Allora, su Facebook basta andare a guardare Garage del Commercio Bologna e viene fuori appunto la nostra attività. Per chiamare 23 051 23 50 42, siamo appunto in Piazza Galvani 2/A, proprio in pieno centro, dietro Piazza Maggiore, aperti dalle 7:30 della mattina fino alle 21, dal lunedì al sabato.
la domenica siamo chiusi, i festivi a seconda delle feste, perché ci sono dei festivi che ci permettono di poter stare aperti lo stesso, e nulla, facciamo sia abbonamenti mensili per i nostri clienti che semplicemente parcheggio a ore a seconda della, di quello che il cliente ci richiede giornalmente. Perfetto, io ti ringrazio, alla prossima e saluto tutti gli ascoltatori della Vetrina delle Idee. Buongiorno. Io ringrazio te Moreno e saluto i tuoi spettatori, grazie dell'opportunità, alla prossima. Ciao. La Vetrina delle Idee, la tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.